Per quanto riguarda il mercato azionario, come è partito quest'anno, se come ve lo aspettavate, come sarà il corso dell'anno secondo le vostre aspettative? Bene, penso che come la maggioranza dei nostri competitors anche noi abbiamo una view piuttosto ottimista sul mercato azionario. La partenza quest'anno ha sicuramente lasciato dell'amaro in bocca, ci sono state tre correzioni relativamente importanti in uno spazio breve. D'altra parte veniamo da anni di performance importanti su questa asset class e quindi è giusto che si arrivino anche dei periodi del genere. Lo scenario macro è nostro è quello comunque di poca crescita, poca inflazione, questo per gli Stati Uniti e per l'Europa, quindi non grandi rimbalzi a livello di tassi di interesse e di solito è uno scenario che resta particolarmente attrattivo per il mercato equity. Ecco, per quanto invece riguarda il cambio euro-dollaro, quali sono le vostre aspettative, cosa vi aspettate da questo punto di vista? Ecco, euro-dollaro si sta muovendo ultimamente in un range molto stretto vicino all'1,40. Potremmo dire che a livello fondamentale l'euro è probabilmente un poco sopravvalutato. D'altra parte abbiamo questo trend partito dal 12 luglio 2012 dopo la Draghi put di una ripresa dell'euro da livelli bassissimi, un rientro degli spread della periferia europea che hanno portato a questa valutazione forse eccessiva dell'euro. Questi grossi movimenti che spingono attualmente anche dall'estero a investire in periferia europea probabilmente andranno ad esaurimento nell'arco dell'anno, quindi ci aspettiamo poi a partire dall'estate un indebolimento dell'euro contro le altre principali monete.